Sì, ti sento benissimo, ciao. Ciao. Allora senti, io volevo, se tu permetti, fare un discorso sui catari. Sì? Catari penso che Catari. Hai comprato il giornale dei misteri? No. No, c'è un articolo sui catari, i catari, quello che vuoi, insomma. Ah sì? Sì, questo mese. C'è l'affermazione del Papa Innocenzo che dice ammazzateli tutti, tanto Dio dopo saprà scegliere i suoi. È vero, è vero. Io l'ho tratto da un libro diverso, sì. dove si parlano di tutti i miti, leggende, storia. Comunque, com'è che si chiama il giornale? È il giornale dei misteri, è uno dei vari giornali di occultismo che c'è in giro. E dove si trova? Ah, lo trovi in edicola. Trovi in edicola, si costa 4-5 mila lire, non so. Ah, il giornale dei misteri lo trovi in edicola, Sì. benissimo, E benissimo. c'è un articolo sui catari, c'è anche sui moderni, i catari di oggi, insomma. Catari, sì. Ecco, io volevo fare un discorso Sì. per poi farti alla fine, farti tutto un discorso su queste comunità, Sì. per poi alla fine farti Dimmi. una domanda, chiederti una Guarda che non spiegazione. c'ho Francesco, non c'ho la sua cultura a disposizione. No, ma guarda che cioè, vai bene anche tu, dai. Grazie. Dunque, volevo dire sui catari, no, tu sai che i catari erano considerati degli eretici. Esatto. Per il loro rigore etico Sì. e di comportamento. Certo. Loro, da quanto io ho letto, avevano una concezione teologica dualistica. Vai, vai, vai. Ti torna? No, Non ti vai torna? tranquilla, tu non ti preoccupare, io Dopo sono ti ignorante in decido, fondo, io dai. adesso ho fatto tutto il discorso, poi tu mi rispondi, eh? Certo. Dunque, e per questo avevano sfidato la Chiesa di Roma, scatenando nel 1200 l'unica crociata in terra d'Europa. No, ce ne sono 17, dopo ti do la cronologia. Vai tranquilla, dopo ti do la cronologia delle crociate contro i pagani. Sì, per quanto riguarda la lingua d'oca, no? Sì. Ecco, cioè gli albigesi, insomma. Dunque, Esatto. l'unica crociata in terra d'Europa è la crociata contro gli albigesi, Sì. guidata da questo Luigi, che era re, Luigi IX, che era re di Francia, diventato poi, dopo queste brillanti operazioni, è diventato dopo San Certo. Luigi, quello che noi abbiamo tutti questi San Luigi Sì, nel sì, sì. calendario. Ecco. Allora, beh, prima questi qua erano stati attaccati da un certo Simon de Montfort, Sì. che era, diciamo, il braccio armato degli interessi dei nobili franchi, che mal sopportavano il potere di questi signori della lingua d'oca, perché nelle loro terre, nelle loro corti, spirava un clima di troppa tolleranza. Stava arrivando la ventata illuminista, no? Ecco, questi qua, sta crociata mi risulta, non vorrei esagerare, ma è andata avanti, credo, 40 anni. E avente l'unico obiettivo lo sterminio, il genocidio di queste comunità, della loro cultura e della loro lingua che tu mi dovrai dire che non mi ricordo più, come si chiamava la lingua d'oca? Cioè la lingua che parlavano gli albigesi, Non so, lingua d'oca penso, era la lingua meridionale, la lingua, sì, perché sì, ma non lo so va comunque. bene. Comunque, devo dire, a onor dei francesi, che adesso in Sì? Francia c'è una revisione minuziosa, Sì? una ricerca accanita dei fatti, delle testimonianze, dei documenti che possano ristabilire il giudizio di questa storia, di questo periodo, per molti versi rimosso, cioè, Sì. dalla storia di Francia, che comunque adesso stanno facendo del loro meglio per fare delle verifiche, per vedere un po' come realmente. Quello che io volevo chiederti è questo: esiste un'analogia tra quello che hanno fatto i cristiani contro le popolazioni della lingua d'oca? Cioè quello che hanno fatto i romani nei confronti degli etruschi?
Cioè, voglio dire, non voglio far paragoni. Non è che stiamo facendo dei paragoni, per l'amor di Dio. Lungi da me i dei. No, no. Però volevo dire. Sì. La cultura etrusca, diciamo, la lingua è, cioè, è sparita, è completamente scomparsa. Non sappiamo quasi niente di loro, ci restano delle necropoli, certo, ci restano dei distinti, certo. Sappiamo alcune cose, ma non ho capito se la cultura etrusca, cioè adesso parlando, cioè, pensando con la mia, sì? la mia testa, se sia stata assorbita da quella romana, oppure se sia stato un fatto che assomigli allora, per certi versi a questo. Ho capito. No, guarda, no, ti sei spiegata benissimo. Ti sei spiegata benissimo. No, non hai. Ti spiego, ti dico. Posso mettere due a certo, ci sei, certo. Va bene. Grazie. No, anzi, grazie invece. Così anche afferro meglio il tuo concerto. Grazie. Ciao. Ciao Claudio. Ciao, grazie. Ciao. Allora, grazie alla Francesca per queste richieste. Dunque, le cose sono completamente diverse. Nello scontro fra i catari e i cattolici, i catari dovevano essere sterminati, cioè dovevano essere ammazzati tutti, neanche uno, né un uomo, né una donna, né un bambino doveva sopravvivere, tant'è che il Papa Innocenzo dice ammazzateli tutti, tanto Dio sceglierà i suoi. Precisiamo ancora che le crociate contro i pagani furono 12, e qui ho anche l'elenco, perché finché l'amica ci telefonava sono andato a cercarli. Allora, le crociate contro i pagani sono 1147, crociata contro gli abotriti, gli utizi e i sorabi, 1171, crociata contro i vagri, i pomeriani e i lusaziani, sempre in Europa comunque, 1198, crociata contro i livori e i lettoni, 1209, 1213, crociata contro gli eretici albigesi, albi, beziesi e Carcassonne, 1217, crociata contro i prussiani. Andiamo avanti, sono 12 crociate comunque. Per quanto riguarda invece gli etruschi, i romani hanno assorbito tutta la cultura etrusca, anche se ne hanno trasformato i nomi. Intanto gli aruspici e gli auguri sono passati a Roma attraverso dalla cultura etrusca. Le divinità tipo Giunone, tipo Minerva erano, Venere erano divinità etrusche, anche Vulcano era una divinità etrusca, cioè sono state anche il concetto di fonti, tanti concetti sono passati dagli etruschi ai romani, anche perché alcuni re di Roma erano dei re etruschi, per cui la cultura passava dall'uno all'altro. Chiaramente dopo si contendevano i pascoli, si contendevano la terra e si spaccavano la testa. Però la cultura e le divinità sono passate dall'una all'altra, non c'è mai stata una guerra di religione. Tant'è che i romani non solo assorbono le divinità etrusche, ma assorbono le divinità sabine, le divinità osche, le divinità sannite. Cioè tutte le divinità attorno diventano divinità romane. Poi magari succede che assorbi Quirino e assorbi Marte. Quirino era una divinità della guerra di un'altra popolazione, però c'è già Marte che come divinità della guerra che concentra le contraddizioni della guerra. Cosa facciamo di Quirino? Ecco che Quirino assorbe le contraddizioni del divenire della città, che è sempre comunque un tipo di guerra. Allora le due divinità si distinguono nelle funzioni, tant'è che i romani si chiamano fra di loro non cittadini ma quiriti, per cui e le divinità vengono assorbite e vengono trasformate, ma non c'è la strage per la divinità, non è ammazzate di tutti perché tanto Dio sceglierà i suoi. E vediamo, dimmi. Un paio d'anni fa, cose che mi stravolge sono sempre le stesse. Un paio d'anni fa, anche per televisione, il Papa li ha descritti tali gay, sì, via, che non dovrebbe essere, che è uno scandalo che ha fatto, difatti ha fatto una manifestazione. Questa è una cosa recente, che più di lei parlo anche a quelli che ascolta, che non può dire che non è vero. Infatti per televisione ha fatto un demonio così, lei si è buttata fuori così all'improvviso, una volta era tutto nascosto, adesso si è buttata fuori, che non dovrei, insomma, come dei deficienti oppure delle robe che non dovrebbero esistere, come che il Papa non sapesse, insomma, che esiste, che più di lui, che ha vissuto in mezzo ai convegni, credo che lo sappia molto meglio di tutti. Dunque dire una roba del genere sapendo che esiste è già una bugia grande.
perché adesso si sono manifestati, vuol dire che c'erano, no, gli ultimi anni, da sempre, credo. Sì. Allora, adesso invece non si parla più, ha detto addirittura che anche lei potrebbe diventare santo. Ma questi signori, che tutto è peccato, ti lo fanno vedere come una morte che dovrai soffrire, dovrai morire, ti fanno vedere, e poi quando vedono si trovano alle strette, devono uccidere, allora non è più vero, anzi lei possono far miracoli. Allora, come mi stravolgono le cose qua? Quante balle mi dicono ancora? Perché io da 60 anni che ho, ne ho capito tante robe che tutto peccato, peccato, adesso questi peccati sono tutto facili, tutto niente, non si ricordano neanche più. Però io li ho vissuti questi problemi. A casa alle 9 della sera, una cosa orrenda, tutto era peccato, non potevi fare una cosa perché la mente non dormiva neanche a notte per paura di aver fatto questo peccato. Adesso è una cosa che ti viene da ridere. E allora, perché si trasvolge le persone così? Perché chi ha provato una volta, adesso mi sto quasi vendicando, perché mi hanno preso per il naso non poco. E guarda, questa cosa sono recente. Ha fatto un casino questi gay, anzi ha fatto delle manifestazioni, ha fatto dei progressi per televisione, ha visto cosa, come, adesso non si parla più, addirittura possono diventare incassanti. Come ci stravolge questa chiesa con queste parolacce? Grazie. Grazie alla radioascoltatrice che ci ha dato queste informazioni. In realtà, scusate un attimo, ho un qualche problema. In realtà, purtroppo, i cristiani usano la menzogna. Quando la menzogna viene scoperta, allora danno un'altra interpretazione. Però chiaramente i cristiani che sono in ascolto dicono che non è vero, probabilmente loro credono effettivamente a quello che gli dicono e gli raccontano. Però è importante che noi abbiamo la memoria. Perché ricordiamoci sempre che chi non ha memoria è condannato a una gran brutta vita. La memoria ci consente di guardare in faccia quanto ci circonda. Per continuare, la nostra amica di prima è della religione etrusca. La religione etrusca diventa parte integrante della religione romana. E tutti i concetti etruschi diventano concetti romani. Chiaramente noi non sappiamo quanti concetti siano andati perduti. Probabilmente ne sono andati perduti moltissimi. Però Roma nella sua espansione ha sempre fatto propria la religiosità delle persone, per cui anche se i romani conquistavano una città perché si dovevano contendere il porto, lo facevano solo perché si dovevano contendere il porto, non andavano a massacrare solo per massacrare. Tant'è che a Roma c'è una divinità che è Giunone Moneta, e per me Giunone Moneta è una divinità a sé. Vediamo un attimino. Giunone Moneta è una divinità a sé. E praticamente cosa è successo? È successo che un giorno nel tempio di Giunone si batteva moneta, era un po' la zecca di Stato. A un certo punto i romani si sono chiesti, ma se un giorno siamo senza moneta cosa facciamo? E l'oracolo ha detto responso, che praticamente diceva questo: finché i romani faranno le guerre con giustizia, la moneta non scarserà, non sarà, non, ci sarà sempre in pratica. Vediamo un attimo. Sì, buongiorno. Sono Danilo di Pedrago. Dimmi. Dunque, vuoi dire che il credo di qualsiasi religione si basa nella salvezza dell'anima, sia buddismo che paganesimo che cristianesimo, anche i pagani, detti così, come se fosse un eretico. No, non ha ragione assai il paganesimo. Comunque va bene, vai. No, come se fossero eretici. Sì, certo. Appunto, dico che anche loro credevano nella di là, perché c'era il traditore delle armi che si chiamava Caronte. Non so se hai mai sentito parlare, certo, di Caronte. Certo. Ma comunque ogni religione si basa sulla salvezza dell'anima, che sia il cristianesimo, paganesimo, buddismo. Sì. Sì, questo è il mio concetto, basta. Certo. Sì, sono d'accordo con te.
Le differenze stanno i mezzi attraverso i quali arrivi ad ottenere questo, no? Cioè, per il cristianesimo il mezzo è la sottomissione alla parola di Dio, per il paganesimo è una via di libertà, tutto lì. Ma sì, ma lo sai che il cristianesimo primitivo a quello di adesso c'è una differenza come il giorno e la notte? Ma non è mica vero, sai, il cristianesimo primitivo era quello che c'è adesso. La riforma del Concilio Vaticano di Giovanni, del Papa Giovanni XIII, è cambiata molto la Chiesa Cattolica. È anche una cosa che non sopporta il cristianesimo, i cattolici, la persecuzione con l'inquisizione degli eretici che buciamo vivi sul rovo. Cioè, ma questo fa parte della dottrina cristiana, eh? Non sì, è ma, che sia un sì, e questo è una cosa insopportabile. Eh sì, sono responsabile perché, di questo. Perché se il comandamento di Dio dice non uccidere, è tu che sei un prete cattolico, un vescovo, un cardinale, dargli magari una condanna, non so, in galera, non so, ma non sul rovo vivo, bruciato vivo. Ok, quando vedi di Mosè dico non uccidere, allora, perché uccidi tu? Sì, però se tu leggi la parte che precede i 10 comandamenti, Dio dice a Mosè di uccidere chi fa delle cose. Praticamente il non uccidere è solo per il più debole rispetto al più forte, ma non rispetto al più forte al più debole. Cioè Dio si arroga il diritto di uccidere, no? Allora la Chiesa, siccome si identifica con Dio, può uccidere, capito? E i concetti sono sottili, ma è così che si truffano le persone. Cioè la Chiesa ha il diritto di uccidere chiunque supera la linea e va a verificare la sua dottrina. Sì, scusa, ma tu sei di che religione sei, scusa? Io sono pagano. Sì, e come via sono un apprendista stregone. Ma è detto anche vulgarmente pagano, perché, non so, la religione olimpica è un fatto tra i greci e i romani. Sì, ma è diverso. Noi stiamo recuperando il paganesimo in sé, non le leggende o l'apparenza. Noi prendiamo proprio ciò che è la religione, ciò che è la filosofia pagana. Cioè, delle leggende, delle storie, ci interessa molto relativamente. Anche se le usiamo, le leggiamo, però noi siamo... Ma io ho un'enciclopedia, anzi, ne ho due, ma intanto mi leggo queste divinità pagane della religione olimpica, dei dell'Olimpo. Ma questa è una formazione tarda, e è più che altro storie che si legge a sera, no? Quando non c'era la televisione. Capito? Allora se si inventa delle storie con degli dèi onnipotenti, ma... No, ma anche il credo era forte tra i greci e i romani, sai? Lo vivevano, no? Perché se io dico che la fonte è un dio, l'albero è un dio, io sono un dio, capito? Ogni persona ha il divino dentro, ed è chiaro che è forte, perché lo verifico. Non sono in Zenoccio, capisco? Se io dico che tu sei un dio... che hai il Dio dentro che spinge per uscire, e se è chiaro che è forte, perché mi relaziono comunque, capisci to? Mentre invece se il Dio è una roba fuori dal mondo, sei in alto, e non ti hai nessuna relazione, o te me credi o te bruso, basta. Ah, parli di inquisizioni? Esatto. Ma questo è il concetto che ci ha fatto tu, secondo me. In che senso? Ma se... Perché erano gli eretici, la Chiesa non sopporta, al giorno d'oggi sopporta tutta la Chiesa, non è i tipi di una volta, no, di 500, no, 400, no, no, o del 1100. No, non è che oggi la Chiesa sopporta tutto, la Chiesa sopporta. È costretta. Fanno santi anche i gay, un po' marginati, se non sopporta tutto. Ciao. Il nostro amico ha un concetto... È un concetto suo, per carità, nessuno glielo vieta come concetto. Il problema è questo, che non è che la Chiesa oggi si comporta in maniera diversa di come si comportava nel 1300 o nel 300 dopo Cristo o nel 1700. Oggi la Chiesa è costretta a comportarsi in questo modo perché le forze sociali l'hanno costretta a comportarsi in questo modo. Quando la Chiesa ha bruciato Jan Hus come eretico, è successa una rivolta in quella che è la Cecoslovacchia, e la popolazione si è staccata dalla Chiesa cattolica e ha costruito un'altra Chiesa. Ora, non è che la Chiesa sia più buona oggi, è che è costretta, perché esistono delle leggi diverse,
è esistita anche la lotta di classe, è esistito il socialismo, è esistito tante cose che hanno liberato le persone e che hanno costruito delle condizioni di vita diverse, è esistito il liberalismo, è esistito i Mazzini, cioè sono esistiti la massoneria, sono esistiti tutti quei personaggi che hanno chiesto libertà di culto, che hanno chiesto libertà nella vita, che hanno liberato la vita quotidiana dalle intromissioni assolute della Chiesa. Per questo la Chiesa oggi non può più fare i suoi porci comodi come li faceva prima, per questo non può più prendere le persone e bruciarle. Però noi vediamo che la Chiesa si comporta nello stesso modo, per esempio in Algeria. In Algeria sono maomettani, sono musulmani, ma è come se fossero cattolici. Tant'è che tu non hai mai sentito il Papa parlare contro quei religiosi integralisti che sgozzano le persone. Però quando c'è stata la trasmissione di Gar Lehner l'altra sera adesso, noi abbiamo visto che le regole fondamentali dei musulmani erano sottomettersi a Dio. E cosa significa sottomettersi a Dio? Che se tu non ti sottometti io ti ammazzo. Questa è l'essenza fondamentale. L'essenza fondamentale è che ogni religione monoteista vuole essere assoluta padrona degli individui. Mentre invece il paganesimo è libertà di percezione e soggettività della persona ed è capacità della persona di percepire il mondo che la circonda. Per cui le due cose sono chiaramente antagoniste. Non è che il cristianesimo possa andare d'accordo col paganesimo. Una società pagana può permettere ai cristiani di seguire il loro culto, ma in una società cristiana retta dai cristiani il paganesimo non ha nessun spazio, come non ha nessun spazio in una società retta da musulmani o retta da ebrei. Il paganesimo, per riuscire a vivere in queste società, deve costruire prima di tutto, come ha fatto, una società laica, una società liberale, dove i valori della convivenza civile siano diversi dai valori teologici. Quando si è costruito questo, allora si può costruire anche il paganesimo, si può costruire anche la libertà religiosa, e libertà religiosa significa che un cristiano ha il diritto alla sua religione. Nessuno toglie al cristiano il diritto alla sua religione, però questo non significa che non si critica la religione del cristiano. Cioè io dico che la filosofia su cui si regge il cristianesimo è una stupidaggine, è una cosa illogica, è una cosa assurda, e lo dimostro, cioè lo dimostro logicamente. Qualche cristiano che vuol dirmi che questo non è vero, che la sua filosofia è logica, me lo può dimostrare se vuole. Ci sono migliaia e migliaia di trasmissioni che parlano di cattolicesimo e di cristianesimo. E nessuno va in quelle trasmissioni a disturbarle o a parlare male, anche se dicono delle grandissime cazzate, anche se fanno delle grandissime brutte cose. Perché ricordiamoci che la guerra in Jugoslavia è stata preceduta dalla divisione delle diocesi che ha fatto il Vaticano. Il Vaticano ha progettato quella guerra, è parte integrante di quella guerra. Le sue responsabilità per riuscire ad avere il controllo della Croazia e avere i beni in Croazia sono grandissime. Cioè, non dimentichiamoci queste cose. La guerra del Ruanda e del Burundi è una guerra religiosa. Cioè, le guerre religiose dei monoteisti per impossessarsi delle persone sono le cose più atroci che esistono. Ma parliamo invece della nostra Giunone Moneta. Giunone Moneta disse ai Romani: la moneta ci sarà sempre, i soldi ci saranno sempre, fin tanto che i Romani faranno guerra con giustizia. E in effetti la guerra con giustizia non è che sia una bella guerra, c'è sempre da ammazzare una guerra, però è il fine per cui si ammazza. Cioè, se io voglio portare via dei soldi a della gente, o rapinare della gente, cosa faccio? Li punto un mitra, se loro mi danno i soldi, io non sparo. Al di là delle motivazioni poi perché punto il mitra, che sono aberranti in sé. Se invece gli punto un mitra, loro mi danno i soldi e io li sterminio e li ammazzo così tanto per divertirmi, questo è un'altra faccenda. Cioè, la guerra è un atto di rapina o di preservazione dei propri beni, per cui esiste anche la guerra difensiva, chiaramente. Però essenzialmente è un modo per portare via delle cose all'avversario. Però il cristianesimo va oltre a questo, non è che vuole portare via le cose all'avversario, vuole distruggere l'anima, vuole distruggere il divenire dell'avversario, vuole metterlo in ginocchio, vuole distruggersi i figli. Cioè, il cristianesimo non si limita a portare via le cose, vuole distruggere l'anima delle persone. E questa è la diversità infame che esiste fra le due cose.
E quando i romani non hanno più fatto le guerre con giustizia? E quando hanno finito le guerre civili? Subito dopo le guerre civili, nel periodo Sillano, abbiamo un Giulio Cesare che va a rapinare la Gallia, va a devastare la Spagna, tanto per andarla a devastare, più che per necessità, tanto per avere gloria a Roma. E in quel momento la moneta comincia a scarseggiare. In quel momento succede che cambiano i parametri del paganesimo. Buongiorno. E la ragione a dire che il cattolico mette in ginocchio tutta la gente? Sì. Perché? Adesso che sono vecchia, sì, avevo capito tante di quelle robe. E tante di quelle robe che mi tolgo in giro andare in un'altra maglia di preti. Perché bisogna fare tutto quello che vogliono. Domani passando, viene dentro anche in camera con sei in letto con marito e moglie e ti compra anche quello di incombambate. È vero? Scusa. È vero. E adesso ripeto che il movimento in ginocchio è la nostra religione cattolica, la sveglia più falsa che ci sia, per conto mio. Certo, sono d'accordo anch'io. E dopo, ecco che adesso ho perso il figlio. Ascolta. Dio bello. Ho perso il figlio, l'esempio. Niente, basta andarmi lì. Ascolta, bisognava che mi avessi scritto, no? L'esempio è falso. Beh, insomma, ecco. E i preti predica solo. Mistero, mistero, mistero. Quando chi te predica, o il Vangelo, o due che vuole la predica dopo, e ti dice mistero, come sei allora che mi altro che da dire mistero, mistero, perché allora sei perché non c'è niente o perché vuoi essere tutto assolutamente come che l'ho detto adesso? Sì. Hai proprio ragione. Hai proprio ragione. E quando c'è il segreto c'è sempre inganno. Ecco. E allora, e dopo mi sento a dire che bisogna pregare, 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 allora. Un frate fa la licenza e ha detto, non so detto se sia a Gesù Cristo a inventare il rosario. E dopo anche ha detto che noi altri da dove veniamo? Da Adamo ed Eva, vero? Che il Signore ha tolto l'acqua e la polvere e ha fatto l'uomo. E l'uomo gli è soffiato in faccia e l'uomo fu vivo. E mi chiedono mandare. Che ho letto questa dottrina, questi anni, quando aveva 86 anni, dunque sono vecchia, vero? Sì. E io mi ha detto, non la termina così. Ho capito. Allora, da dove veniamo noi altri? E mi dica da dove che arriviamo, che veniamo? Se veniamo che il Signore mi dà soffia in faccia o una vera evoluzione? Per me veniamo dall'evoluzione. Ammetto giù. E mi spiega un pochetto. Va bene. Grazie, non sei là. Per l'amica, adesso gli spieghiamo subito, portate pazienza qualche secondo che prendo un po' d'acqua. Pronto? Molto bene, andiamo avanti con la trasmissione, allora. Visto che siamo qui. Allora, parlavamo di Giunone Moneta. Giunone Moneta dice che fin tanto che continuerete a fare le guerre con giustizia, la moneta continuerà ad esserci. Dopo il periodo Sillano, la giustizia sparisce e cominciano ad arrivare gli imperatori a Roma. Arrivando gli imperatori a Roma, cosa fanno? Cercano di trasformarsi in uomini dei e come uomini dei vanno a distruggere il paganesimo. Il paganesimo viene distrutto quando uno vuole impossessarsi del sistema sociale. Comincia Giulio Cesare, prima di lui viene un po' preceduto, continua Augusto e Augusto si elegge a Dio. Bene, arrivati a questo punto andiamo avanti con la Devotio. La Devotio abbiamo già spiegato che è un'invocazione che venne elaborata a Roma durante l'assedio, cioè durante la guerra sannite, e dalla Devotio abbiamo preso il sentiero d'oro. Ricordiamo, il sentiero d'oro non si può scomporre in molti aspetti, il sentiero d'oro si può scomporre in molti aspetti, ma è unico. Il sentiero è una coscienza di sé. Ogni parte del sentiero è coscienza di sé. L'insieme e le sue parti sono consapevoli di sé. Il sentiero ha bisogno di esseri che lo percorrano. Egli provvede a cercarli. Egli non impone il modo con cui essere percorso. Egli non detta le priorità. Egli non detta le specificità.
egli non detta gli obblighi, egli non detta i nomi attraverso i quali definire questo o quella coscienza di sé. D'altro canto, io non sono riuscito a vedere l'intero sentiero, ma solo quella parte che coincide col mio essere, col mio fare, con le mie scelte. Il sentiero è libertà, sempre, in ogni aspetto dell'esistenza. Il sentiero nel suo insieme è l'anticristo. Come anticristo è ogni respiro che anelia la libertà. Può essere che quel respiro, a volte, anziché aria ricca di ossigeno respiri gas velenosi, può essere che debba soffrire d'asma, ma il suo fine, il suo divenire, è una libertà totale come risposta alle necessità dell'essere umano. Del sentiero d'oro oggi parliamo di tre quadri. Allora, fatto conduce l'essere e l'essere diventa buona dea. Buona dea insegna all'essere come l'essere umano, donna, sia il fondamento del divenire umano. Buona dea insegna il rispetto per il divenire della specie. Fatto conduce l'essere e l'essere diventa caca. Caca insegna all'essere come la fedeltà sia obbligo solo a se stessi, al proprio divenuto e a nessun padrone. Fatto conduce l'essere e l'essere diventa carna. Carna insegna all'essere l'attenzione nell'attimo presente, affinché non rimpianga il passato e non guardi smarrito il futuro. Questi sono i quadri 17, 18 e 19. Il 17° quadro, evocare buona dea, significa ricordare al sistema sociale in cui si vive come l'essere umano femminile ne sia il fondamento e le sue determinazioni sono le determinazioni dell'essere natura all'interno della specie umana. Evocare buona dea significa evocare la forza del divenire umano all'interno della natura. Il divenire umano nella natura passa attraverso l'impegno dell'essere umano femminile, mentre esercita liberamente le proprie determinazioni. Le religioni monoteiste combattono l'essere umano femminile in quanto ne temono le determinazioni. Anche Ercole era terrorizzato dalle determinazioni femminili. Ercole odiava gli esseri umani femminili in quanto, non potendo ostentare la vagina, ostentava i suoi muscoli, la sua capacità e il suo piacere a soggiogare l'essere umano femminile. Queste determinazioni di Ercole sono state fatte proprie dai monoteisti, che odiavano l'essere umano femminile in quanto capace di rendere cosciente la specie umana delle contraddizioni della vita. Detto alla cristiana, solo per farmi capire, perché noi pagani adoriamo buona dea? Per ricordare la specie umana come il suo fondamento si regga sull'essere umano femminile e richiamare questo centro di energia vitale a relazionarsi con ogni essere che spinge per liberare le determinazioni femminili dall'orrore in cui i monoteisti lo hanno cacciato. Buona dea, con tutte le altre sfaccettature con cui si presenta, è un centro di energia vitale in sé, con cui ci si può relazionare per attingere l'energia vitale e fondare il proprio cammino verso l'eternità. 18° quadro. Evocare caca significa evocare il lato femminile di onore. Evocare caca significa attingere energia vitale affinché la fedeltà sia volta solo a se stessi, ai propri principi, alla fondazione del proprio divenire e a nessun padrone. Caca è una coscienza di sé che nutre di energia vitale ogni essere umano che agisce in conformità ai propri bisogni e ai propri principi per sviluppare il proprio potere di essere. Vediamo un attimino prima di andare avanti. Ciao Stefano, dimmi. Niente, se mi metti in diretta facciamo una chiacchierata. Dimmi tutto. Ciao Claudio, è la prima volta che ti ascolto così perché ho la possibilità, perché è il 1° maggio, ecco. Sì. Così. E trovo interessante quello che dite, insomma, anche perché ho sentito sempre parlare di questa trasmissione, però non ho mai ascoltato nessuna di queste trasmissioni. Sì. E quella prima, quindi ho perso un sacco di puntate, quindi non so in genere poi di cosa parlate in particolare, ecco. Però ascoltando questa trasmissione, dato che sono a casa così tranquillo, sì, ho capito una cosa fondamentale, ho capito che io già avevo interiorizzato da tempo, diciamo, cioè lo scopo del vostro, penso, non lo so, sia quello di liberare un po' il pensiero delle persone, ma soprattutto anche il vostro pensiero, penso, o sbaglio? Sì, sì, no, è vero, è vero. Cioè liberare il pensiero, che è la cosa per me fondamentale. Certo. Io sono sempre stato abbastanza avverso, un po' contrario anche ai riti, alle ritualità. Ho avuto da bambino questo, eh. Penso che non so se sia sbagliato o giusto, però è una cosa mia dentro che ho sempre avuto. Cioè le ritualità, mi ricordo una volta a una messa cantata, no? Ero bambino,
tanto per... Scusa se ti interrompo sì. magari in quello che stavi dicendo. No, no, vai, vai tranquillo. Niente, una cosa che mi ha colpito in modo particolare, ero in braccio mio padre, ero in chiesa e c'era un prete che faceva delle ritualità, sai, una volta come facevano queste messe cantate con l'incenso, no? Sì. E dicevano strane parole in latino, queste cose qua. E io ero in braccio mio padre, ho visto questo, il bambino vicino a me che piangeva disperato proprio, no? E mi ha colpito, da allora mi ha colpito moltissimo questo discorso della ritualità, visto in modo tenebroso, capisci, non gioioso, non come un qualcosa che potrebbe insegnarti qualcosa veramente, no? E mi ha terrorizzato al tempo. Sì. E questo veramente mi ha fatto capire, da bambino proprio, mi ha fatto capire che queste ritualità rivolte verso la massa, in questo caso i cattolici che erano presenti alla messa, mi ha fatto capire che, in fin dei conti, è sempre un modo per terrorizzare oppure per plagiare le persone. Capisci quello che voglio dirti? Sì, sì, ti capisco bene. E io, a proposito, avevo scritto una cosa piccolissima, se hai 2 minuti posso leggertela, piccola. Sì, tranquillo, tanto vedo che qua non arriva nessuno. Vabbè, ecco, io avevo scritto una piccola cosa ancora tempo fa, così in preda un po' di rabbia, una rabbia, ecco, una sciocchezza, ecco, che però dato che l'avevo qui sotto mano te la voglio leggere. Ha come titolo punto di vista, perché per me ci sono sempre dei punti di vista, no? Il mio è il mio, perché io vedo le cose in una certa ottica, no? Altri li vedono in un'altra ottica. Certo. Ho chiesto il perché al sapere. Ho chiesto di sapere il perché. Ma perché sapere il perché? A quale scopo studiare il metodo più veloce e indolore per trovare il passaggio al paradiso? Forse a dissetare quella smania innata e insita in ogni essere vivente? O credere nella crescita spirituale come la scalata al successo di un qualsiasi manager? Regole, riti propiziatori, infinite teorie quasi fossero una miscela magica da spargere sopra tutta l'umanità. Io credo che, io suppongo che, noi come naufraghi davanti all'immenso, noi egoisti nel conquistare la vita eterna, tu come un mezzo da scegliere o essere scelto. Ora piango e sono me stesso, sì, sono un uomo davanti alla sua coscienza, certo di far parte di un infinito ciclo naturale dove la purezza e la semplicità sono la saggezza. La verità vive lontano dalle regole algebriche della vita, dare uguale avere. La verità è nascosta dietro un dono, puoi decidere di conservarlo e dargli un valore oppure gettarlo nel dimenticatoio, ma non puoi decidere di comprarlo. Ecco, così, ho letto questa cosa che mi sembrava... Stefano, me la potresti mandare sta roba? Se vuoi io te la mando. Ti do l'indirizzo. Sì, io sono uno speaker della radio anche tra l'altro. Qui faccio un notturno, ecco così, se vuoi te la lascio, ma non so se avete una casella, lì non ho mai visto. No, non ho una casella, ma siccome ho le cassette qua, me la lasci sopra le cassette. Va bene, te la lascio, sì. Grazie. Te la lascio e per concludere volevo dire, prima avevi accennato qualcosa riguardo il bambino, no? Sì. La semplicità del bambino mi pare, avevo ascoltato però mi è sfuggita, forse poi hai cambiato discorso. Tu la vedi come un qualcosa che la semplicità del bambino come qualcosa che si può assoggettare, cioè che magari qualsiasi può manipolare, certo. E io per esempio mi è venuto in mente una cosa, un flash, no? Avevo letto qualcosa sui pigmei, sembra che non c'entri niente, però adesso ti faccio capire. Cioè il pigmeo, no? È l'unico essere vivente in questa terra, no? Che l'uomo bianco ha tentato in tutti i modi magari di portargli gli specchietti, sai, no? Gli specchietti delle allodole per cercare di plagiarlo, cercare di civilizzarlo, no? E lui è rimasto completamente invece selvaggio. Io non conosco tanto dei pigmei, io avevo letto solo questo piccolo stralcio su un libro. E mi è venuto in mente proprio questo. A volte bisognerebbe riuscire a conservare questa semplicità mentale, no? Nelle persone, proprio per dare modo a loro di capire veramente come è la strada per camminare in libertà in questa vita, ecco, senza avere terrore di nessuno, ecco. Scusa, ma ho fatto una divagazione un po' strana. No. Ecco. Mi senti? Sì, sì, ti sento, mi senti? Sì, ti sento benissimo, ti sento per radio, ecco. Ti sto ascoltando, d'accordo.
Ti lascio, se vuoi, ecco, questo sì, mi piccolo... Sì, quel foglietto, vediamo se riusciamo a inserirlo nei nostri bollettini, mi piace molto come l'hai ecco, messo. Ecco, io scrivo moltissimo, ti lascio qualcosa, se vuoi... Grazie. Va bene, grazie. Ciao Claudio. Ciao, ciao, grazie a te. Bene, abbiamo ascoltato quello che ci ha raccontato Stefano e quello che ci ha detto della conoscenza. Naturalmente è il suo punto di vista, anche se a me piace abbastanza, tutto sommato. Andiamo avanti col discorso, stavamo facendo il discorso di Caca, il 18° quadro. Evocare Caca significa evocare il lato femminile di onore. Evocare Caca significa attingere l'energia vitale affinché la fedeltà sia volta solo a se stessi, ai propri principi, alla fondazione del proprio divenire e a nessun padrone. Caca è una coscienza di sé che nutre di energia vitale ogni essere umano, che agisce in conformità ai propri bisogni e ai propri principi per sviluppare il proprio potere di essere. Detto alla cristiana, perché noi pagani adoriamo Caca? Perché relazionandoci con Caca acquistiamo e riversiamo energia vitale arricchita dall'agire secondo i nostri desideri e le nostre regole morali, senza per questo imporre a nessuno. Caca è un essere in sé che scambia energia vitale con gli esseri che agiscono seguendo il proprio intento. Il 19° quadro, evocare Karna, significa evocare la forza dell'attimo presente, significa non sprecare nemmeno un istante della propria esistenza in quanto ogni istante è prezioso. Karna è la forza dell'attimo presente, è un'esplosione di energia vitale il cui scopo è alimentare ogni essere che esercita la propria volontà e le proprie determinazioni nell'attimo presente. Evocare Karna significa prendere l'energia vitale attraverso la quale esercitare le proprie determinazioni in questo momento per fondare il proprio futuro. Vediamo un attimino. Mi senti? Mi senti adesso? Sì, mi senti? Sono ancora io. Dimmi tutto. Devi scusare. No, vai. No, io volevo riprendere il discorso sì. di quella simpatica signora che adesso, che diceva, adesso che sono vecchia capisco tante sì. cose. E devo rispondergli infatti. Però non riesco più a capire niente. Pronto? No, non mi sentivi? Scusa. E allora, sì, come diceva Hemingway, nel suo libro Isola Corrente, mio Dio, come capisco tutto così in fretta adesso, e vorrei ci fosse un modo per trasmettere agli altri tutto quello che ho capito. Certo. Purtroppo questo avviene sempre alla fine di tutte le nostre esperienze. Si parlava, questa signora diceva anche che anche tra marito e moglie si intromettevano certo. Questi signori, e mi è venuto in mente che avevo letto da qualche parte che la polizia asburgica addirittura passava di notte e poteva entrare liberamente nelle case con un lungo bastone si accertava se tra marito e moglie c'era se erano divisi, certo. se erano divisi, allora andavano là con dei lunghi bastoni, li mettevano in mezzo nei letti, no? E controllavano che si comportassero bene, insomma. Sì, sì. Si era arrivati anche a queste aberrazioni qua. Questo non lo sapevo come. No, è incredibile, ma è vera. Sì, sì. Sì, sì, ma guarda, non mi stupisco di niente, sai. E come i famosi misteri che dicevate, no? Sì. Mi viene in mente i famosi segreti di Stato di adesso. Sì. Perché alla fine, cioè, sono la stessa cosa. Certo. I famosi segreti di Stato, e qui facciamo passare Ustica, Piazza Fontana, e insomma diciamo che la filosofia è stata quella. Certo. Il tema è stato quello. È il gioco del nascondere le cose, no? Del non farle vedere. I misteri. Certo, esatto. Va bene, grazie. Ciao, grazie a te invece. Ciao, grazie, ciao. Ciao. Grazie sempre alla nostra amica Francesca, che è sempre di una precisione incredibile, ormai ci stiamo un po' affezionando in effetti. Quello che io invece voglio dire a proposito dei misteri, però volevo finire prima evocare Karna.
Evocare le karma significa evocare la forza dell'attimo presente, significa non sprecare nemmeno un istante della propria esistenza, in quanto ogni istante è prezioso. Karma è la forza dell'attimo presente, è un'esplosione di energia vitale, il cui scopo è alimentare ogni essere che esercita la propria volontà e le proprie determinazioni nell'attimo presente. Evocare karma significa pretendere l'energia vitale attraverso la quale esercitare le proprie determinazioni in questo momento per fondare il proprio futuro. Il potere di essere di karma è quanto fonda il rimpianto del dottor Jekyll per aver perduto le occasioni che lo avrebbero portato ad essere Mr. Hyde, aver la forza di presentare se stesso. Il potere di essere di karma spinge ogni essere a non perdere l'occasione nell'attimo presente, proprio per impedire la nascita del rimpianto di cosa avrebbe potuto essere. Detto alla cristiana, perché noi pagani adoriamo la ninfa karma? Perché, sorta come centro di energia vitale formatasi attorno ad una fonte, seppe sviluppare attingendo e riversando in quegli esseri umani che praticavano l'arte dell'agguato nella loro esistenza, praticavano l'arte dell'agguato all'occasione che si presentava, per non dover rimpiangere il futuro. Da questo fare prese vigore il centro di energia vitale karma, e questo fare karma alimenta ogni agguato che noi tendiamo alla vita per cogliere l'occasione per sviluppare il nostro cammino nell'eternità. Ecco, per quanto riguarda, vediamo un attimino. Sì, dimmi. Sì, buonasera, sono Luigi con la Treviso. Sì, ciao Luigi. Ecco, mi è interessato, mi sono fermato un momento e si è sceso dalla macchina, ho seguito la trasmissione non dall'inizio. È una posizione, non dico peregrina, la sua originale, ecco, è stata una novità per me questa di oggi. Ecco, brevemente, se posso, ho sentito, certo, di puntate, per cui la mia, che non è una pretesa, è una domandina, ecco, per riassumere, cioè, lei ha detto, prima di aver sentito bene, sono pagano, sono apprendista stregone, no? Lasciamo fare questa seconda, ecco, l'apprendista stregone, cioè, se può in poche parole dirmi, e domando scusa perché se poi dice è la 20ª volta che lo ripeto, non lo dico più, allora io metto giù anche, per carità, in soldoni, diciamo, comprensibili, diciamo, sono pagano, è l'accezione pagana, diciamo, dei pagani intesi, non so, gli Inca o i Romani, antichi Romani, ho sentito la divaricazione che lei ha fatto, il periodo Sillano e poi Cesare che diventa imperialista, sì, e paganelli, ecco. Ma in sostanza, per rendermi comprensibile il concetto, sono pagano, cosa intende con questo? Se può dirmi poche parole. Certo, ecco. Praticamente in pochissime parole noi pensiamo che l'esistente, quello che esiste adesso, si è formato da coscienze divine, cioè ogni essere, ogni pianta, ogni animale, ogni fonte, ogni uomo, il pianeta Terra, il Sole, cioè, sì, siano esseri divini, il cui scopo, le cui trasformazioni vanno a costruire la coscienza assolutamente necessaria di tutto, complessiva di tutto l'universo. Cioè, in pratica, quello che i cristiani chiamano Dio viene costruito dall'esistente, da quello che esiste adesso, attraverso le sue trasformazioni. Dunque, non esiste una volontà esterna alla vita che crea il mondo, ma esiste la vita che crea la coscienza universale. Questa è la differenza fondamentale fra il paganesimo e ogni altra religione. La ringrazio di questo. Le parole hanno un significato, lei ha fatto un discorso fluido in questo senso, ecco. Ogni parola evidentemente però ha una portata, non è che questo mi mette in dubbio. Intanto la cosa, come dire, siamo nell'immanenza, diciamo, no? Se dico che questo è un panteismo, lei si offende oppure capisco male, do una... No, è una lettura. È una, ecco, lettura. Praticamente, diciamo, così, in voi, in lei, cioè, c'è, sì, così, un lato orientale in cui, diciamo così, c'è il tempo circolare, se non mi sbaglio, siamo tutti Dio e non, insomma, ecco. Diciamo. Quindi che possiamo sviluppare pianta, la nostra, ecco, coscienza, sì. Sì. Se, ecco, per carità, forse faccio una deduzione e domando scusa anche della pretesa. No, non si preoccupi. Ecco, ma dico, per esempio, lei dice la pianta, ecco, per carità. Bene, allora dico, non perché l'ha detto John Eccles o Dadi, che abbia, conosca una bibliografia, ma dico, non so, ecco, quello che distinguerebbe, ecco, pare conclamato, ma sentendo lei oggi pare non sia così, oppure sbaglio. Dico, non so, ecco, quello che distingue l'uomo rispetto a tutti gli esseri viventi sulla Terra, mi pare, cioè anche quello che è
la biologia e la fisiologia e distingue l'autocoscienza, no? Allora, no, la parola. Prego? La parola, no, non l'autocoscienza. Cioè, lei consentirà, penso, ma poi se non consente... Dico, cioè, la pianta, secondo lei, la coscienza della pianta, cioè l'uomo ha l'autocoscienza, ha una rappresentazione dell'universo, c'è cioè la scala dell'universo, lui, presumendo, ma anche si mette in cima a questa piramide alla scala, naturalmente, e può pretendere. Però quello che distingue l'autocoscienza, il cervello, quello che diciamo così, non so, noi discenderemo dai primati in un certo senso, no? A un certo punto c'è un salto per cui la simia era stata simia, se questa visione, prendiamo per un momento, non sono d'accordo con questo, ma comunque ammettiamola. A un certo punto c'è qualcosa, però il cervello dell'uomo è un'altra cosa, c'è la cultura, ci sono i riti, c'è soprattutto la cultura, c'è una società, cioè non per rispondere alla visione ebraica, l'uomo, la terra fa quello che vuoi, cioè comunque gestisci la, lavora, la fa, ecco, adesso non mi mancano i problemi, cioè quello che è la visione della Genesi, no? L'uomo, questo ce l'ha, però lei consentirà, diciamo, la pianta non ce l'ha, non perché per ci fare un giudizio di valore e per cui le due cose, l'uomo è più importante della pianta e quindi deve distruggere la pianta, non per questo, ma la pianta non è che si autopensi, si auto, abbia l'autocoscienza di essere quello che è un soggetto, è un oggetto anche, però la visione della pianta e delle mani dell'universo e l'uomo in questo, c'era l'uomo, non il resto, non che ci fare un giudizio etico, morale e di valore. Forse lei dice, non so, la pianta ha la stessa coscienza dell'uomo, sbaglio, la mia era come una domanda per capire, ecco. Devo risponderli? Il problema è questo, no? Tu hai cancellato all'inizio del discorso la parte fondamentale. Cioè hai detto, lasciamo perdere che ti sia prevista stregone. Ti spiego subito perché. Il discorso che tu hai fatto, no? È un discorso estremamente, chiamiamolo, razionale, fra virgolette, no? Nel senso che tu dai una categoria diversa alle persone, agli animali, alle piante, considerandoli strutturalmente diversi, no? Partendo da questo punto di vista, io posso essere d'accordo con te dicendoti che l'uomo è diverso dalla pianta e diverso dalla scimmia. Quello che non sono d'accordo è sul fatto come tu consideri l'autocoscienza. Sì. Cioè tu stai confondendo, a mio avviso, la descrizione di se stessi, cioè l'uso delle parole attraverso le quali si descrive se stessi, con la coscienza. Cioè, io dico, 600.000 anni fa, l'uomo non aveva la parola, l'essere umano non aveva la parola, però comunque era cosciente di se stesso. Ora, il fatto che allora non avesse la parola e non descrivesse se stesso, era meno cosciente di se stesso. Cioè questo è il punto. Lo so che dal punto di vista... Non per interrompere, anche perché non voglio togliere le spese ai lati, non perché mi sento in minoranza, ma dico, 600.000 anni fa, il batterio che c'è adesso, c'è una differenza, no? È batterio allora, no? Sì. Ed è batterio adesso. Ecco, con le molecole diverse, adesso non ho preparazione per andare su questo. L'uomo di allora, però, se quello era un uomo, non è un uomo di adesso. La cultura, la società, la costruzione, lei mi consentirà che non è quella di adesso. Quello che distingue l'uomo, cioè il cervello, il pensare, non è della pianta. Esempio, per rendere quello che intendo dire, forse sbagliando, ma dico, sì? La mamma del babuino che apparentemente, anzi, e non è materna o del gorilla, che lo vediamo in un certo modo così dispregiativo, oppure singolare, oppure ecco, così insomma, ecco, è amorevole. E la mamma dell'uomo è la stessa cosa, ma non sono la stessa cosa, la società, la cultura, quello che sono state le religioni pensate, lei vuol dire che sono ontologicamente, noi siamo come il filo d'erba o il batterio? Dal punto di vista della coscienza e della consapevolezza siamo la stessa cosa. Ma dico, e poi dico, ho aggiunto, ontologicamente come importanza nel gradino degli esseri, senza fare, come dire, chi comanda il padrone non in questo senso. Non esiste una graduatoria. Lei, ma cioè, nella scala degli esseri, ritiene che non ci sia una scala nel senso ontologico? No, non esiste una scala, cioè, l'essenza, cioè, l'uomo mangia, beve, fa quello che è, fisiologicamente come una pianta apparentemente, ma non c'è un qualcosa che, cioè il pensiero, l'autocoscienza, il pensarsi,
che lo distingue dal resto o no? No. C'è in questo senso una scala, secondo lei, perché, non c'è? No, perché l'elefante potrebbe dire di essere superiore a lei perché lui ha la proboscide. Ma lei, naturalmente, a mia richiesta, lei porterà lì un elefante che dimostra quanto lei sta dicendo adesso. Sì, ma infatti penso che non possa farlo. No, ma penso che non possa farlo. Ma io lascio da un canto anche il fatto che ammetto che in linea ipotetica, ma penso che sia un po' arduo sostenerlo, che l'elefante parli e io non capisco il suo linguaggio. Ma dico, cioè, l'autocoscienza dell'elefante, cioè l'elefante che fa le trasmissioni, gli uccelli, l'orologio biologico, loro fanno queste cose da secoli, da millenni, nel frattempo l'uomo fa la stessa cosa? Sì, fa la stessa cosa. Ma allora, ecco bene, andando su questo, mi passa... Usa il pollice opponibile. La ritengo un po'... Ma allora vuol dire che, diciamo così, se la pianta volesse uccidere l'uomo e l'uomo la pianta fanno la stessa cosa, anche sotto l'aspetto morale, io penso che non trascuri l'aspetto morale. Ma lei, l'aspetto no? morale non c'entra niente con la vita, è solo una questione culturale. Ma cioè dico, se la pianta potesse uccidere l'uomo e l'uomo la pianta, cosa che lo fa calpestando anche involontariamente, inconsapevolmente, anche volontariamente, cioè io schiaccio la formica pervicacemente e gratuitamente senza motivo, no? Causando un dolore. Lei sta usando delle categorie... fanno la stessa cosa sotto l'aspetto morale. Lei sta usando delle categorie morali, delle categorie etiche e le sta estendendo come assolute, mentre invece sono delle allora, collaterali inutili. Ma allora io, adesso nell'immanente, non dico assolute, domando a lei se i due esseri diciamo, sono considerati, non so, noi in questa società, se io dal calpesto... Dal punto di vista del divino sono uguali. Aspetti, ma in questa società, allora lei dirà che questa società lei non ha mente ma civile, esempio, io calpesto un filo d'erba, no? Non sono perseguito sotto l'aspetto penale. Se l'erba, diciamo così, calpestasse l'uomo, è una cosa, l'esempio non è pertinente, ecco, farebbe la stessa cosa. Lei non è condannato in sede amministrativa penale perché magari si accanisce contro le formiche. Questo, secondo lei, cosa costituisce? Vuol dire che c'è una società che ammette che ci sia una scala di valori. E questa società c'è da secoli, c'è da 2000 anni, da 3000 anni. Per cui, ma allora lei... Quindi io vivi sto in dicendo società. Che lei sta estendendo dei valori che non hanno nessun valore dal punto di vista dell'energia della vita. Ma mi scusi, nella pratica dico, se lei dico uccide 20.000 formiche, non la perseguono, no? Vuol dire che lei è ritenuto più importante delle formiche, questo è sbagliato secondo lei o no? Ma questo fa parte della giurisprudenza umana. Ma lei non ha accetta questo, mi scusi, lei contesta il nostro vivere, allora, mi scusi, contesta questo sistema sociale, cioè lei lo ritiene legittimo o non? Io ritengo legittima qualsiasi legge. Come qualsiasi legge? Bene, allora dico, lei ha detto prima che crede alla buona dea, no? Sbaglio? Buona dea, ha detto. Buona sbaglio? Dea, sì. Ecco, lei legge un testo, lei mi dirà una breve bibliografia, perché lei considera, ecco, io penso che lei abbia acquisito queste conoscenze e le ha sviluppate, ecco, anche per informazione mia, anche perché non vorrei perdere questa occasione, se poi sono pigro o sono negligente, magari non risiedo la settimana prossima. Beh, c'è cioè dico, lei crede a questa buona idea, lei avrà la prova di questa esistenza, ci è arrivato a questa conclusione, poi certo. Lei farà la domanda anche a me, cosa credo io per carità, non no, ma questo è la sua. Anzi, la ammiro perché si espone. Questa buona idea lei l'ha scoperta come esistente in base a cosa, mi scusi? Come una vecchia lettura che aveva la regione romana di un centro di energia vitale che è all'interno della nostra specie, ma cioè, femminile. Nella lettura romana c'è questo nome, c'è buona idea, sì. C'è buona idea, ed è molto antico, è una delle divinità più antiche. Ma diciamo così, nel periodo di Silla c'era una statua a Roma, nel Panteo, in cui c'era scritto buona idea. Non so se sia, è molto precedente, comunque è molto precedente del periodo sillano. E esistevano degli altari a buona dea ed erano degli altari che venivano frequentati soltanto da donne. Bene, siccome lei per esempio prima ha detto Giunone, Minerva ha detto erano dei etruschi, invece purtroppo Marte, parentesi, ha detto Quiriti, i cittadini romani non si chiamavano Quiriti, c'era un ceto preponderante che erano degli armati, Marte, Quiris. Se legge Cicerone, vabbè, non ha importanza, dai. Ma no, diceva anche d'accordo. Paolo, anche Civis Romanus Sum, e quindi ho un privilegio rispetto allo schiavo, si chiamavano Civis, ma non importa, ma dico, questi dei, diciamo, lei dice buona dea, è la buona dea quella del Mediterraneo, no. Quella degli Eneti, Veneti, ecco, ma nel Panteon romano, al tempo di Silla, anche primo, secondo, terzo secolo, non c'è questo nome, ma io non faccio la questione di nominalismo, ma dico,
questa dea lei ce l'ha come riferimento, lei insegna qualcosa, la vede dall'alto al basso, la vede non immanente, la sua morale che lei, o non morale che lei ha, la fa discendere da questo essere supremo, non so. No, io vedo solo un cerchio vitale che si espande e che ha dei bisogni e che si relaziona con dei bisogni. Ma questa buona dea, che tipo di ente è ontologicamente, come persona, come essere, come ente? È un centro di energia vitale. Un centro di energia vitale? Ma lei lo ha scoperto come, questo centro di energia vitale? Relazionandomi. Ma a cosa? Con questo centro di energia vitale. No, ma dico, lei avrà fatto una lettura, un qualcosa, cioè sì. Questa entità dea adorata dai romani, anche se è situata, mi pare capire, perché lei non può dirmi che era nel Pantheon questa buona dea, no? Cazzo, nel Pantheon sì, è un fondamento. C'era una dea romana che si chiamava buona dea, esatto. Come che fosse Marte dei romani, cioè letterale. Quello che era Marte... Letterale. Ecco. Chiaramente non era la divinità principale, era una divinità a cui le donne si rivolgevano, insieme a Mater Matuta, per esempio. Ah, ma questa è un lato, è una cosa che lei dà, ma cioè, dov'è che è sostenuto questo, mi scusi? Ma senza fare denominalismo, ma io vado su questo terreno... Prende di mitologia romana e se lo trova, insomma. Ma non era un dio, una dea, un dio principale, sicuramente, a meno che sia la... Non esiste la divinità principale, madre. Le divinità diventano principali quando lo Stato vuole mettere in ginocchio le persone. Va bene, le ma divinità... dico, questi enti, di che tipo di persone sono? Sono centri di energia vitale, che si relazionano con delle energie vitali precise. Sì, ma dico, non hanno una personalità, un luogo, un ubicon system. No, a me non mi interessa la mitologia. Ma lei, cioè, lei può dimostrare... la religione romana con la mitologia. Ma cioè, lei può dimostrare l'esistenza di questo centro vitale, evidentemente? Beh, io lo posso dimostrare, ma non a lei. Ah, tanto perché sia chiaro. Cioè, ma sì, che... a Beppi? No, io mi chiamo Luigi, no? Ma a Beppi sì, non a Luigi? No. No. I centri di energia vitale ci si relaziona attraverso il fare e non ci si relaziona attraverso altre cose. Ma lei quando dice che è stregone non penso che parli di occultismo o di esoterismo o cose iniziatiche. Sì, io sto parlando di cose iniziatiche. Ah, cioè, e sto parlando di esoterismo. Il fatto che poi ci si arrivi o non ci si arrivi è un altro discorso. Ma no, vuol dire che certe persone sono iniziate a certe cose, alle segrete cose, diciamo. Non esistono segrete cose. Perché si chiamano Luigi, lei non lo conosce e io non sono degno di accedere a questo a questo imperio, a questi riti allora. Ce l'ha attorno? Perché devo dimostrarglielo io? Ce l'ha attorno, lei può prenderlo come vuole, quando vuole. Mica è una proprietà mia privata. Ma mi scusi, qua ho visto questa trasmissione, ho visto ad esempio prima una palestra di intelligenza, io non ci arrivo, tutti ci credono, anche i loro ascoltatori che non hanno chiesto, lei ci crede, e domando scusa la mia ignoranza culturale e anche la mia preparazione intellettuale. E se posso, non per svicolare, io penso che mi si consentirà, lei diceva appunto che la Croazia e la Slovenia, il Vaticano ha operato una divisione, ha parlato anche di beni. Lei può brevemente dimostrare quello che ha detto, evidentemente no? In Croazia e in Slovenia non c'è stata la maggioranza della popolazione Non glielo dimostro io. Chi? Glielo dimostra gli anarchici di Trieste. Ah sì. No, come vede, io accedo alle notizie da tutte le fonti che mi arrivano. E lei naturalmente, siccome fino adesso non ha speso un titolo, una bibliografia, lo farà quando ho finito e metto giù subito, la ringrazio della pazienza che mi ha ascoltato anche. Lei naturalmente dirà un indirizzo, un qualcuno, una pubblicazione evidentemente, no? O no? Qui sotto mano non ce l'ho. Ah, comunque glielo posso parlare, nessun problema. Assolutamente. Benissimo. La divisione... poi, no, dico... Comunque, io mi prendo nota di questo, e la prossima trasmissione... No, ma le affermazioni le ha già fatte sulla Croazia e la Slovenia? Sì, le affermazioni... No, ma le affermazioni le ha fatte sulle paludi allora? Io ho fatto le affermazioni, lei vuole la dimostrazione? Io, la prossima volta, mi procurerò la dimostrazione e farò in modo di darle dei dati più precisi. Va bene così? No, ma non devi, mica che deve avere conto a me. Ma comunque, prendendola anche... Comunque, la divisione delle diocesi, il Vaticano, le aveva programmate prima di far scoppiare la guerra, prima di far staccare la Slovenia. Ecco, mi dica la sequenza degli eventi di queste operazioni, me le dica, poi la dimostrazione me le darà la prossima. Per me le guerre di religione vanno buttate a mare tutte. Ma quale guerre di religione? Quella fu una guerra di religione, quella di Islam. Ma allora vedi, erano cattolici, greco-ortodossi e musulmani che si macellavano.
Ma guardi, quella è una guerra di religione ed è una guerra per avere il potere. Tant'è che se lei si guarda le fotografie di Tungiman, ci sono sempre vescovi e preti. Mamma mia. Quella è una guerra di religione, punto basta, non è una guerra di liberazione, una guerra per cambiare qualcosa, per costruire il futuro. È una guerra di mattanza, punto e basta. Ha ammattato, cioè Tudjman ha ammattato chi in Croazia? Cazzo, i croati hanno massacrato, si sono massacrati a vicenda, croati, greco-ortodossi. Non è che la Serbia sia intervenuta in Croazia? La Jugoslavia è uno stato unico e sovrano, ma dopodiché hanno deciso di farla a pezzi, questa è la realtà. E siccome nessuno dei popoli era vessato, avevano tutti gli stessi diritti, qualcuno ha voluto fare a pezzi una torta per prendersi i pezzi e hanno riempito l'Europa di prostituzione, di bambini e hanno massacrato le persone che non si potevano difendere. Questa è l'unica realtà. Tutto il resto bisogna aspettare all'infinito. Dopodiché hanno costruito le chiese buttando giù le case. Adesso non vorrei che accalorandosi la cosa andesse per lunghi. Parla lei prima e anche dopo e io non posso parlare perché se devo mettere giù io metterlo giù. La Costituzione di Tito del 74 prevedeva il federalismo, si è votato in Croazia e in Slovenia. Ma poi dico, in Romania, in Polonia, in Ucraina, in Albania adesso si sono distaccati in un certo mondo, sono lotte di religione, guerre di religione. Cazzo, guarda quante chiese stanno costruendo. Dove? Dappertutto. Ma dove ne hanno distrutte le 4.000 chiese distrutte? In Polonia, Wojtyla ha organizzato la mafia contro le donne, perché siccome c'era la legge che proteggeva l'aborto, ha organizzato la mafia dei dottori affinché non facessero abortire le donne. E questa è la mafia di Wojtyla, questa è stata sua personale. Ma è mafia sua. E ha organizzato questo finché Valesa non ha abbattuto la legge. La legge era in vigore e il signor Wojtyla ha dato ordine ai dottori, pena essere cacciati dall'ordine dei medici, per non far abortire le donne. Questa è mafia, egregio signore. Ma dove? A quali dottori? Dove e quando? In Polonia. Quando la legge sull'aborto era ancora in vigore, prima che il Parlamento cattolico la abolisse. Quella legge era in vigore e Wojtyla e altri hanno organizzato la mafia dei dottori affinché le donne non potessero abortire. Ma mi scusi, allora Wojtyla... Questa è mafia, egregio signore. In tutta l'Europa, in tutto l'est europeo, al di là di tutti i problemi politici che non me ne frega niente, è stato organizzato. No, a me non me ne frega niente. Non mi pareva che non le fregasse. Parlo solo di religione, non parlo di politica. I cattolici si sono appropriati di ogni struttura per costruire chiese e costruire miseria, spacciare rovine, riempire l'Europa di prostituzione, riempire di bambini affamati. Questo è stato fatto dal cattolicesimo, dal cristianesimo e da ogni religione cristiana. Ma scusi, Wojtyla, chi è Wojtyla? Cosa è? Chi è? Lei ha detto ha organizzato la mafia. Cosa è secondo lei Wojtyla? Non so, io lo metterei in prigione quasi, se fosse così. Secondo lei Wojtyla chi è allora? È un mafioso per me. Ah, un mafioso? È un adoratore del macellaio di Sodoma e Gomorra, dunque un assassino per apologia di strage, per me. Perché? Mi scusi, perché? Adora il macellaio di Sodoma e Gomorra? Dunque, per me, Wojtyla fa apologia di strage. Perché fino a prova contraria, adorare il macellaio di Sodoma e Gomorra è sempre apologia di strage.